Nel tardo terzo millennio avanti Cristo, i cananei viaggiarono dall'area vicino alla Galilea verso la costa mediterranea, cercando una nuova terra. Lì crearono un insediamento che sarebbe diventato la grande città commerciale fenicia di Tiro. In questo scenario, giochi dalla parte dei fenici che stanno per fondare la loro nuova civiltà. Quando la partita inizia, hai il controllo su tre cittadini, i primi della civiltà fenicia. Tu devi condurli a ovest, verso il mare, e imparare le nozioni base della sopravvivenza, fra cui il movimento, la costruzione di un municipio e la raccolta delle risorse naturali di cui la tua civiltà ha bisogno per prosperare. Il destino dei fenici è nelle tue mani. Benvenuto nel mondo antico. Stai per fondare la civiltà di Fenicia. Come è avvenuto nel corso della storia, la tua civiltà sarà costruita dai suoi cittadini. I cittadini costruiscono tutte le strutture e raccolgono tutte le risorse naturali necessarie per la sopravvivenza e la crescita di una civiltà. Col tempo imparerai a farli cacciare, cercare i viveri e raccogliere tutto il cibo che la tua nazione richiede. La storia della tua civiltà inizia sulle coste del mare di Galilea. Tre cittadini fra i locali cananei attendono le tue istruzioni. Selezionali tutti e tre facendo clic col pulsante sinistro del mouse sul terreno vicino a loro e tenendo premuto il pulsante, trascinando un riquadro attorno a loro. Ora rilascia il pulsante. Questa azione si chiama selezione multipla delle unità. Ottimo lavoro! Per muovere i tuoi cittadini o qualsiasi unità selezionata, devi fare clic sulla mappa sul punto di destinazione. A ovest dei tuoi cittadini c'è una collina con una bandiera posta sopra di essa. È qui che inizierai a creare la tua civiltà. Per trovare la collina muovi il puntatore sul bordo sinistro dello schermo. La mappa scorrerà in questa direzione. Scorri la mappa fino a vedere la collina. Puoi usare anche la minimappa in basso a destra dello schermo per spostare la visuale. La minimappa è la rappresentazione dell'intera mappa. La maggior parte è nera poiché non hai ancora esplorato il territorio, ma la collina è visibile ed è rappresentata in verde vicino al centro della minimappa. Dopo aver trovato la collina, ordina ai tuoi cittadini di raggiungerla. Assicurati che siano tutti selezionati, quindi fai clic col pulsante destro sulla bandiera posta sopra la collina. Kira! Quando i tuoi cittadini si dirigono verso la collina, le aree nere della mappa lungo il loro percorso spariscono. Puoi osservare i loro progressi sulla minimappa e su quella principale. Nota che le strutture del villaggio cananeo che hai appena lasciato sono ancora visibili, ma gli abitanti non lo sono più. La gente è circondata dalla nebbia di guerra, il che significa che non puoi vedere cosa stanno facendo quando nessuno della tua civiltà è nei pressi a osservarli. Bene, hai raggiunto la collina. Qui costruirai un municipio per la tua nuova città. Seleziona uno dei tuoi cittadini cliccandoci sopra col pulsante sinistro del mouse. Per costruire un municipio, fai clic sul pulsante del municipio vicino al fondo dello schermo. Comparirà una rappresentazione fantasma dell'edificio per aiutarti a scegliere la locazione più adatta. Se il fantasma è di colore verde, significa che puoi costruire il municipio. Se è rosso, significa che in quel posto non è possibile posizionarlo. Cercane uno accessibile muovendo l'edificio fantasma tutto intorno finché diventa verde. Quando hai scelto una locazione per il municipio, fai clic col pulsante sinistro per posizionare le fondamenta. Il tuo cittadino camminerà sulle fondamenta e inizierà a costruire il municipio.
Kira. La costruzione di una struttura procede più velocemente con più lavoratori all'opera. Seleziona altri due cittadini disegnando un laccio sopra di essi. Ora fai clic col pulsante destro sul luogo della costruzione. Nota che il puntatore del mouse diventa un martello quando passi sopra le fondamenta a indicare che i tuoi cittadini possono svolgere un'azione in quel posto. Hai costruito il municipio, ben fatto. Nota che i tuoi cittadini hanno automaticamente iniziato a raccogliere legna. Questo avviene poiché gli alberi erano la risorsa più vicina al municipio. Puoi indicare ai tuoi cittadini dove raccogliere le risorse. Seleziona un cittadino e fai clic col pulsante destro su un albero diverso. Nota che il puntatore è diventato un secchio quando si trova sopra una risorsa. Quando i tuoi cittadini hanno completato un carico, lo porteranno automaticamente al municipio, dopodiché torneranno al luogo in cui si trova la risorsa e inizieranno una nuova raccolta. Puoi sempre intervenire e dare nuove istruzioni ai cittadini. Selezionane uno all'opera e fai clic col pulsante destro sul municipio. Il cittadino andrà immediatamente al municipio e rilascerà quello che stava trasportando. La raccolta delle risorse è essenziale per la sopravvivenza della civiltà. Più avanti nel gioco dovrai raccogliere oro, pietre e altre risorse allo stesso modo. La quantità di risorse accumulate viene mostrata nella barra posta vicino alla sezione inferiore dello schermo. La tua civiltà ha iniziato bene, ma la popolazione deve crescere di numero e per questo serve del cibo. A sud del municipio c'è un'area con dei viveri. Per aumentare la tua efficienza nella raccolta, fai costruire un insediamento ai tuoi cittadini vicino a quell'area. Dall'area con i viveri al municipio, la strada è lunga. Per aumentare l'efficienza nella raccolta, fai costruire un insediamento ai tuoi cittadini vicino al foraggio. Gli insediamenti sono dei semplici punti di rilascio delle risorse che possono essere costruiti allo stesso modo del municipio. Seleziona un cittadino, fai clic sul pulsante dell'insediamento e posiziona la struttura. La legna richiesta per costruire l'insediamento verrà sottratta dalle tue riserve. Raccogliere i viveri è il modo più semplice per nutrire la tua gente. Puoi far raccogliere risorse da un'area fino a un massimo di 6 cittadini contemporaneamente. Col tempo imparerai anche a cacciare, pescare e coltivare la terra per ottenere il cibo. Ora è tempo di produrre nuovi cittadini per la tua civiltà. Quando hai cibo a sufficienza, diventerà attivo il pulsante del cittadino nel tuo municipio. Seleziona il municipio e fai clic sul pulsante per creare un cittadino. Se hai cibo a sufficienza, puoi mettere in coda dei cittadini facendo clic più volte sul loro pulsante. Facendo clic col pulsante destro su quello del cittadino, rimuovi un'unità dalla coda. È inoltre possibile creare i cittadini anche presso i centri cittadini.
qualche istante comparirà un nuovo cittadino nel municipio e tu potrai mandarlo al lavoro. Per far sì che i cittadini appena creati inizino automaticamente a lavorare, puoi impostare un punto d'uscita. Seleziona il municipio e fai clic sul pulsante Posiziona punto d'uscita. Quindi fai clic sull'area dei viveri per configurare il punto. Ora i nuovi cittadini si dirigeranno immediatamente in quell'area e raccoglieranno il cibo. Per espandere la tua civiltà è importante tenere occupati i cittadini. Il pulsante Cittadini inattivi sotto la minimappa può aiutarti a individuare i cittadini che non stanno lavorando, cosicché tu possa assegnare loro un compito. Pare che tutto vada bene. Per assicurarti che la civiltà fenicia sopravviva, crea un totale di 6 cittadini. Sei comportato bene. Il popolo fenicio cresce e prospera sotto il tuo comando. Ora che si è insediato stabilmente, potrà espandere la sua influenza sul Mediterraneo.